stiamo cercando di portare alla luce quello che è un vero e proprio scandalo dal punto di vista istituzionale e democratico. È uno scandalo, io non trovo veramente altre parole. Da 7 anni il Ministero della Salute non definisce i criteri sulla base dei quali fare il riparto del Fondo Sanitario Nazionale. E così da 7 anni, ma possiamo dire da 20 anni, la Regione Campania è la regione d'Italia che riceve meno risorse di tutte. È una cosa vergognosa. Abbiamo fatto la diffida presentata 3 giorni fa, credo 2 o 3 giorni fa, al Ministero della Salute. Abbiamo impugnato l'inadempienza del Ministero della Salute, abbiamo fatto il ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio. Chiameremo ovviamente a rispondere questi nostri amici. Chiediamo anche la nomina di un commissario se dovesse proseguire questa latitanza del Ministero della Salute. Quello che è incredibile è che tutti sanno in Italia che c'è questa rapina a danno della Regione Campania, ma fanno finta tutti quanti di girare la testa dall'altra parte. Per un verso questo ci inorgoglisce, perché abbiamo vinto la battaglia Covid in queste condizioni, avendo 10.000 dipendenti in meno. Però questa storia non può durare all'infinito, perché poi non avere queste risorse significa non poter avere altro personale, significa allungamento delle liste di attesa, significano altre emergenze, non è possibile. Allora, noi la battaglia l'abbiamo lanciata, non arretreremo di una virgola, sperando che anche l'opinione pubblica, il mondo dell'informazione, le forze politiche si sveglino e decidano di affermare in Italia criteri di civiltà democratica, le stesse risorse per ogni cittadino italiano, perlomeno quando parliamo della salute dei cittadini.